non tra le più tranquille dal punto di vista meteorologico, e siete venuti a questo momento. E un saluto anche a tutti coloro che sono collegati attraverso Facebook, e a questo proposito anche un ringraziamento al dottor Zanotti, Francesco Zanotti, che ha praticamente ospitato questo incontro nel sito del Corriere Cesenatico. Questo incontro è nato all'interno della Commissione Diocesana per la Pastorale Sanitaria, praticamente è nato soprattutto su spinta, diciamo così, della Donatella Sostituto, che conosceva di persona il relatore Don Tullio Prosepio, perché lo aveva incontrato in un convegno nazionale ed era rimasto colpito dal suo tipo di racconto della sua esperienza. E questa è un po' l'occasione per dirvi molto brevemente come questa commissione cerca di lavorare, soprattutto tesa in qualche modo a porre il tema, diciamo così, delle domande che la malattia, il dolore, la sofferenza pone alle persone e di come queste domande possono trovare in qualche modo una risposta non generica, ma una risposta che affonda le sue radici nel fatto cristiano, nel fatto che Cristo ha assunto la sofferenza e l'ha in un certo senso trasformata. Questo incontro di stasera è in qualche modo in collegamento con un incontro che abbiamo fatto 7-8 mesi fa, in cui abbiamo invitato sempre un altro sacerdote, anch'esso lombardo, questa volta bergamasco, Don Eugenio Nembrini, che per quelli che c'erano ricorderanno sicuramente il momento, dico brevissime parole, per chi non c'era, era il racconto di come, utilizzando la tecnologia della rete, insomma, tecnologia digitale, è avvenuto come un accompagnamento delle persone che vivevano situazioni di gravissime malattie, accompagnamento qualche volta verso la guarigione, il più delle volte viceversa, accompagnamento verso la morte. Ecco, l'incontro di stasera si collega idealmente a quello, però, come dire, affrontando la questione da un punto di vista di una persona che vive fisicamente la propria giornata all'interno di un ospedale, all'interno quindi di un luogo in cui quelle domande che tutti ci poniamo davanti alla sofferenza e al dolore trovano, come dire, una sorta di intensità particolare. Don Tullio Prosepio è cappellano di uno dei più importanti ospedali italiani, Istituto Tumori di Milano, ha più di 400 posti letto, ha pazienti che vengono da tutta Italia, in certi casi anche dall'estero, e quindi la sua esperienza è sicuramente un'esperienza viva di un rapporto che, come lo dice il nome stesso, l'Istituto Tumori, è con persone che qualche volta vanno verso la prigione e anche in questo caso qualche volta viceversa vanno incontro al loro destino punto. Ecco, Don Tullio, assieme ad un suo amico, un collega, Carlo Alfredo Clerici, che non è un prete, è un medico, un psicologo, mi pare di capire, ha scritto questo libro che è intitolato La spiritualità nella cura.
scanso di equivoci, questo incontro non è la presentazione di questo libro, però questo libro è un po' dal punto di vista della comunicazione una riflessione di quella che è stata un'esperienza di tanti anni. Io, dato che mi era stato dato l'incarico di dire due parole introduttive, me lo sono letto e, per carità, non voglio ovviamente, abbiamo la persona che l'ha scritto di viva e quindi non ha un gran senso da un certo punto di vista citare alcune frasi, alcune parti, però io sono rimasto colpito da tutta una serie di riflessioni, in particolare da questa che Don Tullio sviluppa dopo aver fatto una citazione del cardinale Ratzinger, in cui Ratzinger dice: ma una vita senza dolore non esiste. Ecco, Don Tullio si pone il problema di dire: ma allora, se una vita senza dolore non esiste, come ci poniamo? E allora lui dice: noi riteniamo che la sola accettazione calorosa del paziente, la capacità di accettare in modo incondizionato la persona malata, il rispetto dell'altro, astenendosi da ogni genere di giudizio, non esaurisca le domande vere che affollano la mente di molte persone segnate dalla malattia. Tra questo, ha senso vivere? Perché non chiudere prima la stagione della malattia? Perché questa malattia ora? Ecco, mi ha colpito questo brano perché si collega un po' a quello che dicevo prima, cioè che la malattia, il dolore, la prospettiva della morte sono il momento in cui il senso religioso dell'uomo si acuisce in un modo particolare e le domande emergono in un modo ancora più intenso. In un'altra parte del libro dice: non è automatico che la malattia poi porti alla fede. Certo, questo è possibile, ma non è automatico. Ed è un cammino comunque che la persona compie, rispetto a cui noi dobbiamo, come dire, essere in attesa. Ma questo lo racconto molto meglio di quello che posso dire io, Don Tullio. Grazie, Don Tullio, per essere venuto. E adesso lo ascoltiamo. Grazie per l'invito, prima volta che mi piacerebbe, non so se è l'ultimo, è la prima volta che hai mangiato la piadina, è la prima volta che ho mangiato la piadina, quindi sono felice. Adesso va bene, cerco di condividere un po' la mia esperienza, va bene? Ok, poi se siete stanchi alzate le mani, due, perché sennò se comincia a alzare una l'altra, fuori da casa di una, alzate tutte e due e siamo a posto e evitiamo tanti problemi. Ok. Sì, ti racconto un po' quella che è la mia esperienza. Lo dicevo a tavola, io sono un tipico prete d'oratorio, sono prete diocesano di Diocesi Milano, e quindi dopo qualche anno di esperienza c'era ancora Cardinale Martini, quindi già questo dice qualcosa rispetto alla permanenza all'interno dell'istituto. Di fatto, dopo circa un anno, parola grossa, di discernimento, ho accettato, sono entrato in istituto nel 2003, quindi la nomina è stata fatta al Cardinale Tettamante, quindi è 20 anni che sono in istituto. 20 anni che vivo in istituto, perché di fatto io vivo lì. Allora, giusto per far capire, primo giorno all'interno dell'ospedale, quindi una giornata un po' intensa, probabilmente perché era la prima volta incontravo gli ammalati e quant'altro, alla sera sono sdraiato ovviamente nel letto per dormire, ricordo di aver detto: io qui non ce la faccio, non resisto, perché è troppo dura, troppo pesante, ma insomma sono passati 20 anni e sono ancora lì. Quindi cerco di raccontare un po' quella che è la mia esperienza, infatti la spiritualità nella pura condivisione di un'esperienza. Avrei anche 100.000 cose da dire, poi se può andare bene, io racconto un momento, non tanto, non troppo, se poi ci sono domande, forse anche meglio, non lo so. Ok, beh, qui l'Istituto dei Tumori, dove è nata l'oncologia in Italia, è nata qua, all'interno dell'istituto. Più sì, veronese, buona donna, sono loro ancora i padri dell'oncologia, sono ancora dei riferimenti, soprattutto buona donna. Quindi io arrivo in questa realtà assolutamente sconosciuta, cosa faccio, cosa non posso fare.
per far capire, ricordo i primi giorni che ero appunto all'interno dell'istituto, perfetto sconosciuto, non è come quando sono in parrocchia, meno male il prete si sa chi è, mi è presentato. E questo è un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio, cioè vantaggio, tenendo presente che all'interno di un ospedale, chi ha esperienza lo sa meglio di me, se non c'è prete l'ospedale va avanti, parrocchia se non c'è prete cambia un po'. Ok, quindi perfetto sconosciuto, cosa posso fare? Sono in una camera, sto parlando con una persona, a un certo punto arriva l'infermiere e dice scusi, guardi che i parenti devono arrivare dopo, e sono cappellato, ah scusi, perdoni. Quindi è andato un po' così, devo dire, la mia esperienza, il rapporto lì all'interno dell'istituto. Ecco, quello che ho cercato di fare è da subito superare le pregiudizie. Adesso che siamo qui, è un prete che sta parlando, quindi c'è. Quindi scattano inevitabilmente i pregiudizi, pregiudizio è giudizio previo alla luce dell'esperienza che ho vissuto, non è detto che sia un bene o un male, cioè le persone intelligenti non si fermano al pregiudizio, fanno un passo in avanti, anche sulle questioni che accadono oggi, scatta evidentemente il pregiudizio, dunque situazione problematica, cattolico quindi dici così, non cattolico quindi dici così, non si va avanti più. La persona intelligente riconosce, cerchiamo di esserlo tutti, riconosce il pregiudizio e fa un passo in avanti. Allora si costruisce qualcosa di buono. È consonante pensare che un certo Einstein diceva quello che leggete, vi faccio spezzare un attimo con pregiudizio. Questo è significativo, insomma. Questo è interessante, perché è legato che teoricamente non va d'accordo, ma non so. In ogni caso, pregiudizio è faticoso. Allora, mi sono anche chiesto, io faccio prete, sono qua per fare prete, sono chiamato a annunciare il Vangelo, con un annuncio è opportuno, cioè quale strada è opportuna finché io annunci il Vangelo. Quando ho cominciato a partecipare ai primi corsi, ecco il discorso del tema della spiritualità, i primi incontri, cure palliative in Italia sono andate all'Istituto dei Tumori. Ventafredi è stato il fondatore in Italia delle cure palliative, per far capire il primo comitato medico in Italia è nato l'Istituto dei Tumori. Poi le cose sono un po' cambiate, però di fatto è così. Quindi partecipando al convegno di cure palliative, sentivo parlare di spiritualità. Ma io dico, beh, questo è interessante, la cosa mi interessa, mi piace. Ma la cosa che mi lasciava perplesso è chi parla di spiritualità. Qualche medico sensibile, qualche psicologo, e dice, ma scusa, ma i preti che sono? Mi dicevo, noi siamo impegnati a contare quanta gente va in chiesa, il mondo, questi vanno dall'altra parte. Cioè, qualcosa non va, non è possibile. Però ritornava appunto questo interesse verso, cioè la presa di coscienza, consapevolezza che il mondo clinico comunque era interessato a questa tema spiritualità che all'epoca attribuivo quasi sovrapponendo al termine religiosità. Poi ho scoperto che non è esattamente così. Così come è possibile dialogare tra psicologia e religione? Oh, chi lo sa, alcuni dicono di sì, altri dicono di no. Tenete presente che andiamo dietro 20 anni, adesso è chiaro che le cose sono un po' venute, cambiate. Scienza e fede si possono confrontare, alcuni dicono di sì, altri dicono di no, tutto ciò che riguarda la scienza va bene, tutto ciò che riguarda la legge, tutte le storie che raccontano i preti non c'entrano, va bene. È possibile un dialogo? La mia esperienza dice di sì, che questo è possibile. Allora, la cosa importante, quando si entra nella stagione della malattia, soprattutto malattie importanti, quelle neurodegenerative, malattie oncologiche e quant'altro, si rende conto di aver bisogno. Tutti noi abbiamo bisogno, tutti. Quando ti trovi inchiodato in un letto ospedale per una malattia seria, la consapevolezza muta radicalmente. Ho bisogno del medico che mi deve guarire. Ho bisogno di qualcuno che mi rassicura, mi possa rassicurare di quello che sto vivendo, di quello che sto attraversando. E questo accade un po' per tutti, mi sento di dire che questa è una condizione umana. È che noi ci rendiamo conto, prendiamo coscienza e consapevolezza di questo quando purtroppo ci troviamo malati. Perché tutti sappiamo di avere bisogno. Ma quando stiamo bene fisicamente, questa consapevolezza, se ho bisogno, ma quando invece sono solo, completamente denudato nel mio letto, mi rendo conto di avere bisogno. Ecco, arrivo alle domande, porto solo alcune, poi ne vedremo anche altre, insomma. Quando ci si confronta, mi sono trovato davanti a situazioni di questo genere, di un bambino di 8 anni, se Gesù esiste, allora perché mi sono ammalato?
E di fronte a questa domanda, tutti gli studi di teologia tutti, vanno a finire sotto i piedi. Perché io non so perché. Questo è dato di fatto. Questa ragazza di 15 anni, appunto, tumore al volto, non era Cantù che operava, però ecco, qualcuno un pochino dalla sua squadra, mi ricordo bene. Non poteva parlare in quel momento, quindi mi scrive sulla tavoletta quello che leggete. Ho già sofferto tanto, non ce la faccio più, perché devo soffrire ancora, appunto questa ragazza è morta da mano qualche anno prima. Poi invece quest'altra ragazza, lì bisogna essere particolarmente geniali per intuire la malattia, questa grossa massa a livello della bulla, insomma. Poi io parlo a questa donna e mi dice: io non prego Dio, piangendo, mi dice: io non prego, io bestemmio Dio, io non bestemmio. Ho già perso una figlia, un tumore alla testa, adesso ho quest'altra figlia, cosa vuole ancora Dio da me? Allora, perché pongo queste domande? Per dire che qualche imparato che non si può essere presuntuosi e arroganti di fronte a situazioni. E noi che ci definiamo credenti, allora, corriamo il rischio di passare proprio invece così, presuntuosi e arroganti. Cioè, e questo fa male, a parte la persona che sente la nostra parola, ma fa male perché tradisce il Vangelo. Se c'è un aspetto bello del Vangelo, io per cui faccio un prezzo e cerco di farlo il meglio che posso, è il livello profondamente umano. È il livello umano che tocca. Perché ci metto un attimo a rispondere a queste domande. Non è che ci vuole molto, eh? Il problema è tanto dirlo davanti alla persona, primo. Secondo, tu rispondi in questo modo perché? Dicendo cose vere, cioè vere, giuste, teologicamente e magistralmente giuste, ma le dici per quale motivo? Ecco, questo è l'aspetto che secondo me è importante, mi sento dire fondamentale, al centro rimane l'uomo con le sue interrogative. Questo è ciò che diceva questa persona. Chi sta per morire si chiede che senso ha questo mondo, se volete, ma ha senso vivere. Ecco perché poi si possono fare anche scelte altre, se non ha più senso vivere. Peraltro, dicendo che ha senso questo mondo, se ha senso la mia vita, mi sta già dicendo e richiamando il fatto che la vita in qualche modo viene racchiusa in un senso che forse mi sfugge, forse non riesco ad attribuirlo, forse non ho pensato a qual è il senso della mia vita. E dico sempre, basta che rileggo da quando mi muoio sino ad oggi le scelte che ho fatto, sto già dicendo qual è il senso della mia vita. Uno potrebbe anche dire, motivo per cui ritengo che non si possa vivere senza dare senso, uno potrebbe dire che la vita è insensata. Perfetto, sta dicendo che la sua vita, il senso della sua esistenza è l'insensatezza del vivere. Perfetto, poi cosa ne farà? Non lo so. Non si può vivere senza dare un senso e un significato. Vabbè, qui lo sapete, la stessa ricerca sta prendendo tutte le cure palliative moderne, almeno. Siamo a fine anni 50, che le cure palliative parlano di oggi, cioè di ieri, sono nate proprio recentissimamente, e ha avuto questa capacità di porre al centro l'attenzione globale della persona. Quindi, quando si parla di cure di spiritualità, non è una benevolenza che viene messa in atto nei confronti della Chiesa o quant'altro, no, ciò che dice la scienza. Io questo lo rimarco sempre, la scienza che dice che è importante la spiritualità. Lasciamo fuori il Papa, lasciamo fuori il Magistero, lasciamo fuori. È la scienza che dice che è importante. Io questo continuo a sottolineare. E poi per me assume un significato altro, gli altri non possono negare questa cosa. Ecco, questo è importante. Non è mai una contrapposizione, ma un'integrazione dell'una materia, della disciplina con l'altra. Non è contrapposta la logica. Si entra in dialogo, che è la cosa più difficile, dialogo. Se dialogare significa entrare in modo reciproco nella posizione dell'altro. Non è dialogo avere la mia idea, ok? E ascolto l'altro. Ma è dialogo, secondo me, nel momento in cui
io ti convinco l'altro della mia posizione, non è dialogo questo. Quello sarebbe al limite di dottrinamento. Io dialogo con l'altro e il dialogo autentico fa un po' paura, perché se realmente ascolto ciò che dice l'altro rimango contaminato da ciò che l'altro mi dice. Le domande che abbiamo visto, quante altre, se il dialogo autentico, certo, queste domande diventano le mie domande, i miei interrogativi. Ecco perché si fa fatica realmente a dialogare. Vabbè, andiamo un attimino avanti, ecco. Va bene, andiamo avanti. Ecco, questo è l'altro aspetto secondo me importante, dove si sottolinea la necessità di un'attenzione alla dimensione spirituale all'interno del percorso di cura. Lo dice John Commission. John Commission, lo chiedo scusa che ne sa più di me, è l'equivalente di ISO 9000, ecco, in Italia, cioè quella struttura la più importante a livello mondiale che garantisce rispetto alla bontà delle prestazioni che vengono offerte. Okay? Quindi sapere che John Commission parla della necessità della presa in carico della persona anche nella dimensione spirituale, questo dice già molto. Vuol dire che cosa? Vuol dire che c'è uno spazio assolutamente percorribile anche da parte di coloro che si dichiarano credenti. Quindi quando talvolta si dice ma tiriamo fuori il tema, fuori tutti i preti, vabbè, può essere anche giusto, non lo so, però non si può cancellare questo per bisogno umano, ma non perché lo dico io, perché lo dice la scienza. Io sono in un mondo tra virgolette di scienziati comunque che ragiona da questo punto di vista. Allora io sono chiamato a muovermi in quella linea lì, in quella direzione. Beh, smontare Joint Commission è un pochettino più difficile da parte dei clinici che riconoscono l'importanza di una, diciamo così, di una realtà di questo genere. Vabbè, la spiritualità è stata ribadita anche dal Parlamento europeo. Questo mi sembra la centralità della spiritualità, non solo nell'ultima fase di trattamento. Noi ci siamo innamorati delle cure palliative, va bene. Non so, io talvolta suggerisco cambiate il nome, perché cure palliative uno pensa a fase terminale della vita. Peraltro, scusatemi, siamo tutti nella fase terminale della vita. Ogni giorno che passa la morte ci viene incontro e veniamo incontro alla morte. Al di là della battuta, però di fatto è così, ma appunto torno a dire che le cure palliative, se ne intendiamo come dovrebbero essere intese, cura globale della persona, non vale solo nelle fasi cosiddette terminali, vale sempre. Quindi l'attenzione alla dimensione fisica, sociale, psicologica e spirituale sin dal momento della diagnosi. E così va bene. Poi ci sono tante altre questioni. Ecco, le palliative, andiamo avanti. Allora, quale stile è importante assumere nel momento in cui cerchiamo, desideriamo vincolare il messaggio del Vangelo in una realtà così particolare, dove so che non è tutta gente che ama il Vangelo, che ama Gesù, che è pronta, siccome passa il prete, passa tutto quello che volete voi, allora tutti sì, no, non è così. In una realtà un po' particolare, interessante, sfidante, mi sento di dire, però interessante. E quello che poi ho scoperto è che i medici, gli infermieri, il personale curante, gli OS, le persone che fanno le pulizie, gran rispetto, talvolta c'è poco rispetto perché caspita, questi mi fanno la pulizia a casa mia, non so se io insomma sarei disposto a farlo di questo genere, un servizio, sconosciuti questi lavori, queste prestazioni che vengono offerte, capaci però di rivelare un'attenzione complessiva nei confronti di una persona. In ogni caso, ecco, torno a dire che l'incontro con i medici e gli infermieri mi ha fatto scoprire banale come cosa, che cosa? Appunto, che sono esseri umani, deboli, fragili, pieni di incertezze, di paure, non solo in ambito lavorativo in generale, pieni di domande, desiderosi di trovare qualcuno. Questo solo aspettano dal prete, non perché arriva e mi massacra rispetto ai miei errori o quant'altro. Io talvolta dico, ma scusa, ma tu il Vangelo non lo conosci? No, tu il Vangelo non lo conosci, perché se ti poni quell'atteggiamento di guarda che buon Dio non chiede niente da te. Dio non ha, mettiamolo su questo piano, il desiderio grande di Dio e del messaggio del Vangelo è uno solo, il desiderio di Dio che tu possa sperimentare il suo volto buono, paterno, amorevole, punto. Tu possa credere che Dio si fa uomo nella persona di Gesù per testimoniare appunto esattamente il fatto che Dio in
quanto padre mi vuole bene. E aggiungo, e Dio non è che mi vuole bene se vado a messa, mi confesso, rispetto i comandamenti, appartengo alla Chiesa, non è così. Dio mi vuole bene perché sono suo figlio, punto. E al termine della vita noi non saremo giudicati sull'appartenenza alla Chiesa o meno. Matteo 25 ce lo ricorda bene. Ogni volta che avrete fatto queste cose uno dei miei fratelli più piccoli, o non l'avrete fatto, l'avrete fatto, non l'avrete fatto a me. Cioè il termine ultimo, il termine dell'esistenza, noi saremo giudicati sull'amore che avremo, saremo stati capaci di mettere in atto nella nostra vita. E allora che senso ha andare a messa a confessare? Questo è un altro discorso. E non sto dicendo che non è importante, sto solo dicendo che è un altro discorso. La sfida vera, mi sembra la difficoltà più grossa, è riuscire a trasmettere all'altro, innanzitutto sono sperimentato questo volto buono di Dio per me. Allora, e non è tanto a parole che io dico a Dio che ti vuol bene, non è così, non è così. Gesù l'ha detto, sì, l'ha detto, soprattutto l'ha testimoniato attraverso il suo modo di entrare alla porta e di trattare le persone. Allora, qual è lo stile di Gesù? Appunto, io ho scritto che Gesù, l'incontro con Gesù era salutare, chiamava salvezza, adesso non voglio scendere troppo nei particolari. Gesù in qualche modo è farmaco, tutti coloro che entrano nel rapporto, nella relazione con lui, ne uscivano trasformati. Gesù testimonia così la vita. Cioè, attraverso l'incontro con l'altro, la persona intuiva ne usciva guarita, sanata interiormente. Messaggio, preludio alla salvezza. La salvezza, per chi entra in una logica, vede la consapevolezza di non essere al mondo per caso, di non andare incontro a nulla, ma di avvicinarsi giorno dopo giorno incontro col Signore in paradiso. Questo vale per me, che mi dichiaro credente. Per l'altro più davanti, può anche se non essere vero, possono essere fantasie che sto dicendo. Queste posizioni vanno comunque contemplate e tenute insieme. Ecco, Gesù ha questa consapevolezza, la capacità cioè di riconoscere che attraverso la sua persona l'altro poteva arrivare a intuire qualcosa di buono, meno buono rispetto alla parola del Vangelo. Ma il farmaco però appunto è un veleno, noi prendiamo i farmaci, talvolta quando le persone dicono beh ma gli faccia un po' di chemio, gli faccia un po' di grano, più la chemio, così ho capito, non è che puoi fare la chemio all'infinito, se la persona, guarda, che oggi bene o male, parlo del campo oncologico, sull'altra situazione è un pochettino diverso, oggi a livello oncologico una persona di questa la puoi tenere in vita sempre. Se vuoi non la fai mai morire, guarda, più o meno, esagero, però per far capire. E tu gli continui a dare però la chemioterapia, non muore per la malattia, muore perché la uccidi tu, cioè fa male, non è che fa bene. Se la chemioterapia facesse bene, la prendiamo come la Coca-Cola, neanche la Coca-Cola. Però la Coca-Cola, perché se non andiamo a casa più no, continuiamo a prenderla e andiamo avanti così. E no, fanno anche qualcosa di problematico, per cui i medici lo sanno bene, devono valutare tutti i parametri, se i reni funzionano ancora o quant'altro, perché sennò appunto muore la persona per tossicità, non va bene neanche quello. I medici ne sono assolutamente consapevoli. A parte che fare così un uomo si va un po' in una situazione un pochettino più delicata, in ogni caso. Ecco, questo che vale per diciamo così, per i medici, dovrebbe valere per tutti coloro che accompagnano e incontrano la persona malata. Perché? Perché colui che svolge il servizio di assistenza spirituale, appunto, entra in relazione continuamente con la persona malata e dalla relazione può nascere qualcosa di buono o di negativo per la persona. Adesso vado un pochettino avanti. Ecco, la cosa importante è l'ascolto. Vabbè, tutti citiamo Giobbe, va bene. Insomma, è interessante che gli amici di Giobbe che si avvicinano, un po' lo conoscete per genere di essi, il libro di Giobbe, noi leggiamo che gli amici vanno a trovare Giobbe, quindi rimangono in silenzio 7 giorni, 7 notti, perché grande era il suo dolore. Peccato che poi ha cominciato a parlare. Se leggete il libro di Giobbe, peccato che ha cominciato a parlare, perché cominciano i disastri. Allora, le persone care, gli amici, vanno a trovare Giobbe e succede il finimondo. Intanto la pazienza di Giobbe ormai credo che sia andato pienamente superato.
pazienza in due capitoli, prima in due capitoli, lì non è 42 di capitolo, o 40 capitoli su pagine vuote, se no qualche cosa evidentemente cambia. Allora, quelli che erano amici vengono parlati come consumatori molesti, raffazzonatori di menzogna, questi sono amici. È una presenza sgradita, incapace di autentica vicinanza. Allora, quando io ho incontrato una persona malata, non devo dare per scontato che la mia vicinanza all'altro veramente aiuta. Non lo so se aiuta, non lo so. E dare per scontato che comunque io vado e aiuto l'altro, già questa è presunzione. Spero di non fare danni, questo secondo me è già un buon atteggiamento per incontrare autenticamente l'altro. Ecco, il problema grosso degli amici che loro lo sanno già. Allora, a fronte delle domande interrogative, io so già cosa fare, io so già cosa dire. Questo è un difetto che noi preti un po' abbiamo, un po' perché ci abituano, adesso parlo delle mie esperienze quando ero in seminario, noi dobbiamo sempre parlare e sempre rispondere. Ma è così, ma è cosà, ho capito, ma tu hai provato a avere adesso un cancro, hai provato a trovarti in una situazione così. E allora si impara a moderare anche le parole. Allora, perché teoricamente è facile dare risposte, teoricamente, quando sono vicino al letto del malato è molto più complicato poter dire qualcosa di persuasivo, di autentico e perciò in grado di sostenere l'altro. La questione è dove imparo la relazione. A me nessuno in seminario, parlo sempre a Milano, nessuno mi ha mai insegnato come migliore la relazione. Non la diamo un po' per scontata, non è così. Adesso io sto parlando, ciascuno di voi reagisce interiormente a modo proprio, io stesso sento di reagire interiormente a modo mio, d'accordo? È importante riconoscere questo. È importante anche riconoscere, ecco, cosa accade quando incontro l'altro. Alcune volte sento rabbia quando incontro la persona malata. Ci si può arrabbiare quando parlo con l'altro? Ecco, la risposta non è firmare un protocollo oppure travasare un liquido, non è così, qualche cosa di un pochettino più complesso. Ecco, io uso sempre l'espressione di Mosè di fronte al rovetto, questo mi sembra un atteggiamento importante, quando il rovetto sente Gesù, Mosè vicino al rovetto, sente la parola, fermati, togliti i sandali, perché il luogo sul quale tu sei luogo sacro. L'incontro con l'altro è sempre l'incontro col mistero. Il mistero non può essere compreso. Si può intuire, si può ascoltare il mistero. Ecco perché dico sempre più grande, profondo affetto e profondo rispetto nei confronti dell'altro. C'è un'apertura alla fede da parte dell'altro, sono contento. Non c'è un'apertura alla fede nei confronti dell'altro, sono contento allo stesso modo. Perché il mio cammino come il suo è custodito dal Signore. Faccio fatica a capire cosa si muove nel mio cuore, so cosa si muove nel cuore dell'altro, è già tanto che sta parlando lo prete in questi termini. Se poi comincia a raccontarmi tutta la storia, ci credo anch'io che questo non va più in chiesa, ci credo anch'io che si dichiara non credente per tutto quello che mi racconta. Non lo dico a lui, ci credo anch'io, però lo penso io come riflessione personale. Andiamo altro avanti. Ecco, questo è interessante, leggere del 219, tempo della comunicazione, tempo di cura. Queste sono delle storielle che ci raccontano, perché la legge è bella, cioè storielle dico con rispetto, però la legge è bella e buona per certi versi, ma chi ci crede che il tempo della comunicazione è tempo di cura? Normalmente la visita oggi, in base ai protocolli, per 15 minuti, 7 minuti ci vogliono per compilare la ricetta medica, e se non si fa la ricetta medica il paziente esce insoddisfatto dalla visita. Rimangono 8 minuti, il tempo di cosa si fa in 8 minuti? Non si riesce neanche a toccare concretamente la persona malata. Ecco, per dire, però è interessante che la legge riconosca che il comunicare con l'altro, dialogare con l'altro è già una cura. Per me già questo è già tanto che la legge arrivi a riconoscere questo. Non posso chiederlo ai medici o agli infermieri di perdere tempo, tra virgolette, a dialogare col paziente. Perché non hanno tempo, non è cattiva volontà. Se hanno 20-30 malati, come si fa a seguire tutti? Non so, penso alle visite degli ospiti. Ecco, comunque la legge dice qualcosa di buono e fa fatica a fare qualcosa di buono. Andiamo avanti. Questo è un lavoro che stiamo un po' portando avanti con Progea, Progea Referente Nazionale di Joint Commission, proprio legato al tema della
perché al di là della normativa ancora vigente, la legge del 78, insomma, dove contempla la possibilità, la necessità di un'attenzione di carattere religioso nei confronti delle persone ammalate, però secondo me è utile che venga riconosciuta a un livello ulteriore, ok? Cioè non è più solo la legge, è già tanto, sì, la legge si può anche modificare in qualche modo, ma che venga riconosciuta all'interno del sistema sanitario in quanto tale, ecco perché il Procedure Joint Commission arriva a dire che è necessaria un'attenzione di questo genere. Proseguiamo un attimino, andiamo un attimo avanti. Okay, la Chiesa Cattolica qualcosa sta facendo, abbiamo fatto, quindi permetto di dire. Quello che dice la mia parola, parla di questo libro bianco, quel che volete, una raccomandazione delle cure palliative a livello globale, perché mentre si continua a discutere di questioni altre, quello che secondo me è utile, strettamente necessario applicare su tutto il territorio nazionale, non a, a spot, le cure palliative. Sento un po', cioè sento, non percepisco questa grande volontà di diffondere lo stile delle cure palliative. Per certi versi costano, questo può essere che entri in gioco come discorso di dialogo possibile, insomma, costa molto di più accompagnare una persona che dargli una fiala di potassio in vena, insomma la questione diventa anche un po' brutale, ma di fatto così si fa prima. Ma non mi interessa assumere una posizione piuttosto che un'altra, se no non si dialoga più. Non si dialoga più. Sto dicendo che portiamo avanti l'ambito delle cure palliative, poi ci sarà sempre qualcuno che chiede la verità, è inutile perché è così, ma poi mi interessa relativamente quello che la Chiesa domanda. Questo è un lavoro che viene risvolto dagli esperti, non è, qui non sono gli esperti della Chiesa, qui sono gli esperti, i massimi esperti di cure palliative a livello mondiale, ok? Sottolineano determinate cose, ad esempio l'importanza della spiritualità. Adesso stiamo traslando, diciamo così, le indicazioni su scala nazionale, qua in Italia, un po' queste raccomandazioni di quello che stiamo facendo. Lo faremo, ecco, ma per dire, quando talvolta si spara addosso alla Chiesa, dico, beh, la Chiesa fa quello che riesce, porta avanti con la sua posizione, nel dialogo. E quando c'è dialogo è difficile che ci tirano in piedi le porte in faccia. E questo è ciò che faccio. Ecco, questa è la position paper delle religioni abramitiche, che i cristiani ebraici, ebrei musulmani, hanno sottoscritto questo documento. Da quel che so io, il primo, è vero che siamo nel 2019, qualcos'altro hanno fatto, il primo documento che hanno sottoscritto le tre grandi teistiche insieme. Ecco, per dire che c'è la possibilità, io quando mi capitano incontri con i medici lo faccio vedere, perché so che c'è pregiudizio nei confronti della Chiesa o delle religioni che talvolta vengono accusate di essere elemento divisivo. Dico, guardate, non è così, e cito questi esempi, non è così. Che poi ci siano dei pazzi da una parte come dall'altra, questo è un altro discorso, non c'entra. Cioè le religioni cercano di creare dei ponti, di creare dei dialoghi, di creare alleanze per il bene delle persone stesse. Allora, l'importante, parliamo della Bibbia, è fare un buon uso, ad esempio, della Bibbia, perché posso fare anche un cattivo uso e ammazzare la persona, perché le parole pesano, ecco. La paura è pagana, la fiducia è cristiana. Sentivo un prete che diceva così, dico, io allora non sono cristiano, perché si parla di persone ammalate. Non devi avere paura, perché tu sei cristiano, se hai paura non sei credente, non devi piangere perché c'è il paradiso. Se hai fede non devi aver paura. Se Gesù vuole appoggiare la sua corona di spine su di te, vuoi dirgli di no? Un prete ha una mamma a cui era morto un figlio. Ci ha lasciato Gaia, una ragazza dell'oratorio, studentessa dell'istituto e quant'altro, dice: Candido Fiore recinto all'arco di due giorni, i nostri cuori, i nostri pensieri si rivolgono al cielo e si affollano di mille perché tutto si fermasse. Purtroppo pare depauperata da ogni significato. Questa è una cosa bella. E qui con gli amici di Giobbe, purtroppo prosegue.
Eppure se pensassimo, ma se un ricco e potente signore volesse fare un regalo alla sua amata, non poterebbe forse fiore più bello e profumato da donare? Questa me l'ha mandata la primaria dell'istituto di pediatria, indignata di quella roba qua. Ecco, per dire, poi gira questo, non lo so, noi annunciamo un Vangelo, voglio dire, un Vangelo umano, dicendo queste cose. Non lo so, allora, adesso ti morto il figlio, ma guarda, il Signore ha scelto il fiore più bello del giardino, ha preso tuo figlio, ha preso tua figlia. Non lo so, cosa rispondiamo? E poi ci lamentiamo che la gente ce l'ha su con la chiesa, ce l'ha su con i preti. Le cose che ho fatto vedere prima sono dette da preti. E poi vabbè, ci saranno, è chiaro che evidenzio gli aspetti più problematici, però prega, vedrai che andrà tutto bene anche qui. E dice, preghiamo per quale motivo? Che senso ha pregare? E c'era una persona nel reparto di settimana, 10 giorni fa, nel reparto di pediatria, stavamo parlando, ragionando, dicevo che era importante tenere un po' di relazioni con i genitori e quant'altro. Lei, dopo tutto, insomma, sì, è vero, noi preghiamo. Ok, preghiamo per quale motivo? Qual è lo scopo della preghiera di fronte alla ragazza che stava morendo? Preghiamo perché? Io non sono contrario alla preghiera, voglio capire da lei che senso ha pregare adesso. Non ha mai dato risposta, sto ancora aspettando. Ecco, per dire che talvolta noi usiamo delle parole o delle frasi così conosciute, ripetute, ma perdono di significato. Cioè, a tal punto di fronte all'altro che mi interroga, ma perché dobbiamo pregare, non so rispondere. Non devi aver paura, sai che, ecco, queste sono frasi che tu, vabbè. Non devi rispondere male ai tuoi genitori, sono più per te, ti vogliono bene. Sì, va a dirlo all'adolescente, no? Magari soprattutto quella roba qua, gli adolescenti per definizione sono adolescenti, si arrabbiano i genitori. E loro sono frustrati perché quel momento si rendono conto che hanno bisogno. Io vado a dire non arrabbiare. Non ritirate adesso, succede a tutti di ammalarsi e poi lei non è più così giovane, certo, di là, ma non puoi dirlo, perché non puoi dirlo, soprattutto questo, noi siamo abili a dirlo all'altro, questa è la cosa interessante. Ecco, questo cardinale mio, sappiamo pronunciare la frase sulla malattia, spesso non ho parlato con un caso, e dite ai preti non dirne niente, noi ignoriamo quello che è il mio piano. Era molto giovane, insomma, meno di 60 anni. Quindi, andiamo un attimo. Dubbi, siamo pieni di dubbi, pieni di incertezze. Allora, dolore, sofferenza, malattia sono un bene o sono un male? Non diamo per scontata la risposta. Il dolorismo ha sostenuto. Dobbiamo offrire a Dio la nostra sofferenza, il nostro dolore. Offri a Dio il tuo dolore e la tua sofferenza. Cosa vuol dire? Che senso ha? Sei... cosa che mi diceva? Ah, una mamma di un ragazzo, 17 anni, piangendo mi dice, guardi, dono, situazione particolare, è venuto questo uno di chiesa e mi dice, ma anche lei è una donna credente, eh? Infatti tante volte io non so come fanno ancora a credere di fronte a quello che vivono e di fronte a quello che sentono. È venuto questo, mi dice, guarda, se ti è accaduta questa cosa vuol dire che tu sei forte, sei in grado di portarla. E tu guarda, se ti tiro un pugno, ti faccio vedere la forza che ho addosso, ti faccio vedere, è rimasto attivito. Sei forte, allora ti succedono queste cose perché sei forte e sei in grado di sostenere. Di fronte a un ragazzo che sta morendo a 17 anni. Gente che non chiede. Ecco,
Quindi offriamo al dolore la nostra sofferenza, il nostro dolore al Signore. Dio usa la malattia per correggerci. Almeno mettiamo un punto interrogativo. Quello che mi fa capire se uno è passato attraverso il fuoco dell'amore di Dio non è il suo modo di parlare di Dio, noi siamo bravissimi di parlare di Dio, esperti, se poi abbiamo studiato un po' di teologia è ancora più semplice, ma il suo modo di parlare delle cose terrene, e su questo facciamo molta più fatica. Guarda, io mi fermerei anche, perché ho ancora diapositive, però mi fermerei anche qua, se okay, perché ho già parlato anche più di quanto parlavo di Dio. Se ci sono domande, obiezioni, critiche, tutto ci sta. Tipo, se sono rispondo, rispondo, se no dico che voglio meno ugualmente e basta. Bene, grazie, ringraziamo. E adesso c'è uno spazio, una mezz'oretta, su quello che credi, che vedremo per porre domande. Don Fiorenzo, è un collega dello scolare, scappellato, no? Qua sì, c'è il microfono. Io la ringrazio di cuore perché proprio per trattare dei temi, devi dargli del tu perché sono scelta. No, non mi arrabbio, no. Temi su cui lavoriamo continuamente in ospedale, io sono cappellano nell'ospedale di famiglia, con me c'è un altro sacerdote che viene a sostituirmi la mercoledì e tocchiamo con mano gli anni dei miracoli. E i miracoli sono che ci sono 16 ministri della comunione, pensi, alla domenica, non sono tutti però, e tutti i poveri ci sentono un diacono, mi affianca. Io vado in certe parti e lui va in altre parti. Davvero, la voglio ringraziare perché i temi che lei ha trattato, li trattiamo un po' anche noi. Ci siamo dati 4 anni di formazione, questi gli operatori pastorali, siamo al secondo anno, e condividiamo il mistero della riconciliazione, della guarigione, della consolazione, scusate, mi sembra con i malati della pediatria, con i malati oncologici, con i malati della prossima volta la geriatria. Io la ringrazio perché noi ci troviamo in linea con quello che lei ha detto. Grazie. Dopo ci sarà una signora che distribuirà i nostri foglietti, se qualcuno vuole partecipare a qualche momento, siamo molto grati e ringraziamo. Io vorrei conoscere qualche risposta che può dare a queste domande così difficili e qual è l'atteggiamento, la relazione, la comunicazione con questi, con gli ammalati e con i pariti degli ammalati. Qualche esempio. È necessario rispondere per forza alle domande del comune. Cioè, quello che dico. Bambino torna a dire di 8 anni, se Gesù esiste perché mi sono ammalato. E qualcuno ha una risposta. E non lo so, cioè quello che voglio dire, noi siamo troppo abituati a pensare che necessariamente la domanda impone una risposta. Come di comportamento, Come? Come ci si comporta, non solo parlare. Questo. Perché la comunicazione, hai detto prima, è il grande entrare in sintonia con l'altro. Sì, il dialogo fa le parole, almeno la vicinanza, l'atteggiamento, che ne so, le carezze, come si può. Sì, le carezze oggi è un gran casino, meglio non fare, non abbiamo i tempi problemi. No, infatti noi facciamo male. No. Ad esempio, adesso non ricordo cosa ho risposto per il bambino lì, però generalmente. Beh, intanto c'è sempre una grande solidarietà, dico guarda la risposta, se vuoi la risposta, dico sempre, se vuoi la risposta teorica te la do, però non serve, già dire così, guardate che aiuta molto l'altro a capire e comprendere che l'interrogativo che pone, proprio perché è interrogativo vero, non può trovare risposte pienamente persuasive,
Ecco perché non si può essere, torno a dire, lo ribadisco, presuntuosi e arroganti. È per questo. E oggi anche il modo, l'altro capisce. Se la domanda mi colpisce, scusate, noi crediamo in un Dio che è padre, chiedetevi, sarà dato, cercate, troverete, bussatevi, sarà aperto. Io non sto chiedendo che dica Toto Calcio, che dica una storia, io chiedo la salute di mio figlio. Io credo in un Dio cristiano che è il Dio della vita, non della morte. Allora perché muoiono i bambini? Sono tutte storie che raccontiamo noi. Io credo questo, l'evidenza, la realtà mi mostra altro. Cosa dico? Talvolta dico, guarda, può essere anche vero che siano tutte balle quelle che raccontiamo noi, io non ho problema a dirlo, ma rimane aperta una questione. Perché io cancello, sono disposto, cancello Dio, cancello trascendente, via, non c'è, cancelliamo tutto. Il problema rimane, qual è? La realtà, le domande rimangono. Non è che se cancello Dio capisco tutto, e ho rischio di diventare altro anch'io, non è quello. Nel dialogo lo dico, certo, c'è modo molto diritto, però dico sempre, guarda, la parola cristiana non è che mi risolve il problema, ok? Siccome sono credente, allora ho capito tutto, vedo tutto, no, no, però mi dà la possibilità di fare un passo in avanti. Questo sì, un passo alla volta, mi dice che la morte non è la fine di tutto e quant'altro. L'altra strada non lo so, l'altra strada faccio più fatica a seguirla, perché non mi dà nessuna possibilità, ma la certezza di fede, come noi diciamo, può essere tranquillamente scalfita dall'altro che si pone in modo differente. Sono segni che io posso cogliere, sono solo segni, non è che posso cogliere molto di più. Il modo con il quale i medici e gli infermieri si fanno vicino alla persona malata, per me è segno di Vangelo. Quando dico ai medici gli ammalati che voi siete in paradiso, ma io non sono credente, ma quello è un problema tuo, non è un problema mio. Il tuo modo di farti vicino a una persona ammalata, lo vedo, e testimonia per me il Vangelo. Ma è un segno, io lo leggo così, l'altro lo legge in modo contrario, non è che io ho assolutamente ragione e lui assolutamente torto, no. La mia posizione sta in piedi tanto quanto la sua. Quando l'altro intuisce che c'è un atteggiamento di questo genere, al di là dell'ammalato, e allora si può iniziare anche a dialogare. Quando ci si irrigidisce, questa è la mia sensazione, troppo sulla posizione, in un modo tale che è impossibile che venga minimamente scalfita, l'altro si sente a dismisura, cioè si sente spiazzato. A me piace il cristianesimo per una serie di ragioni, l'ho già detto prima, per il corpo umano. Gesù, adesso lo so, tiro fuori anche l'altro argomento, si è fatta la volontà di Dio, anche qui, si è fatta la volontà di Dio, scusi, la volontà di Dio qual è? Di fronte alla persona malata, qual è la volontà di Dio? Adesso non c'è qualche interrogazione, non mi frega niente, però c'era questa persona che dice la volontà di Dio, c'erano anche altre donne, si è fatta la volontà di Dio, e dico, scusi, la volontà di Dio cosa vuol dire? Perché qui insomma c'è qualcosa di non secondario rispetto al Vangelo. Allora mi cita il Vangelo, però appunto mi dice, beh, anche Gesù nel Getsemane mi dice, tuttavia non si è fatta la mia, ma la tua volontà è volta al Padre. Domanda, qual è la volontà del Padre nei confronti del Figlio? Era il piano divino, se non lo potete spiegare voi in maniera alternativa, a chi lo può spiegare? Non si sente la domanda. No, ma poi rispondo alla domanda. No, dico, però il piano divino, se non lo potete spiegare voi, che avete una maggior sensibilità con un linguaggio alternativo, con un modo alternativo, chi lo può spiegare a una persona che ha bisogno di conoscerlo? E qual è il piano divino? Aiutateci voi a tradurre qualcosa. Sì. Allora, io mi spiego una cosa semplice. Mi ricordo. Non si sente, no? E
il mio caso è diverso di stare vicino a un malato di cuore. Il mio caso sono due cose diverse. Però quando stai vicino a un malato, secondo me, tu ti devi donare te stessa per questa persona. E, cioè, ti devi far vedere che tu entri dentro di lui e lui entra dentro di te. E ti vuoi bene, secondo me. Allora, io sono stata colpita da un'esterina e mi ha lesionato il midollo. Già di lì, quando prima cosa è stata la mia famiglia che mi ha preso e mi ha portato all'ospedale. Quando sono arrivata all'ospedale, si sente a dire di tutto e di più, di tutto e di più, non mi hanno guardato, io per me ho avuto una vicinanza. Ho avuto, non bastava un medico, mi sono chiamato due anni, cioè sembrava che il caso fosse solo mio, ho visto proprio un amore misericordioso che me lo sentivo dentro. E finché ha capito che cos'era questa, questa mia vita che è dovuta dalla circolazione, e io non dovevo camminare più. E niente, non dovevo camminare, la mia vita era a letto e poi di lì mi ha mandato in una struttura con i cattoni e insomma, allora mi sentivo amata da tutto il personale dell'ospedale e questo già era una forza che ho ricevuto. Mi sono sentita amata da tante persone. Cesarema, il mio bravo, tanti, mi conoscono tanti, tutti pregavano. Mi sentivo, cioè, un amore paterno, un amore di un padre, proprio vero, lo sentivo a dire. E poi qui sono arrivato a un peccatone e lì è stato un momento un po' sotto il tunnel, perché mi danno delle istruzioni e devi mantenere queste regole. Non ho sperimentato con la mia vita, la sera erano verso le 10, dove ti fanno l'ultima postura, poi dopo erano le 3 del mattino. Ma prima di tutto questo io ho sentito l'amore delle persone. E allora se noi iniziamo quando andiamo vicino ad un malato, a dare proprio quella vicinanza che molte persone sanno dare, diciamo sempre che siamo, però ci sono delle persone che non sanno fare tanto. E vabbè, è capitato un fatto, non ho capito. E quella sera triste, vicino, mi si è presentata una bella ragazza vicino al letto, al lato sinistro, dove la gamba non si muoveva, non era proprio impossibile a muoverla e erano. Cioè, era stata diagnosticata la mia malattia di non camminare proprio così. Al mattino inizio a muovere un dito. E poi dopo due sere mi è apparsa ancora questa ragazza, ma io non avevo capito. No, ho capito dopo il significato di questo evento. Perché Gesù, il Padre, lui usa noi per essere degli strumenti per l'altro. Questa era l'idea, la mia convinzione e poi è venuto che piano piano si è andato a muovermi a camminare, dai, in modo mio, in una vita diversa. E i medici hanno iniziato a guardarsi uno negli occhi, l'altro negli occhi, non hanno capito, cioè sono rimasti. Poi quando sono uscita da Montecatone, sono venuta a fare la visita di controllo a Cesena. Cioè, tutti i medici che sono rimasti sorpresi. Ma allora io dico, questo è stato un miracolo, questo bisogna che penso che credo, lo credo, non so se lo credono tutti. Io la vivo, questa convinzione è stato grande perché il Padre è tanto talmente buono e misericordioso che se tu hai fede adesso, va bene, si muore anche, come ha detto lei. Però
quella fede che ti porta, a sollevare qualcosa e a vivere in un modo più semplice. E questo mi è servito anche per vedere l'altro. Prima, magari, non so se ti dicevo una parola di traverso, ti dava fastidio, ora no, questa è una cosa che è proprio dimenticata, mi ha aiutato il Signore di vivere una nuova vita, perché ho tutta la mia, però ho molto volentieri questo evento. E io penso che possiamo tutti, ciascuno di noi, possiamo dare l'aiuto a chi veramente adesso sicuramente. Però se noi stiamo vicino alle persone che hanno bisogno, anche se non sono malate di tumore, ma ce ne sono tante che abbiamo bisogno di una parola, di un gesto, di un fermarsi 5 minuti dove non abbiamo più tempo, va bene, mi sono allungata. Io ringrazio il Signore con tutta me stessa e cerco di aiutare, credete che abbiate fede che la vita diventa migliore. Una premessa teologica, diciamo così. Gesù chiede al Padre, dice, ma perché mi stai facendo morire? E Dio non risponde, lo fa morire. Apparentemente dice, mamma mia, che padre che sei. Non è vero che Dio non risponde, cioè lo fa morire il figlio, ma la risposta è la risurrezione. Mettiamola da parte, scendiamo nel quotidiano, nelle persone. Una cosa che mi ha colpito è quando morì Eluana Englaro, si ricorda quella ragazza, e tutta l'Italia, anche i non cattolici, si mossero e cominciarono a pregare come dei pazzi. Non è servito, Dio non è intervenuto. Di fronte alle preghiere, tutti i giorni il rosario di milioni di italiani, oh, Dio l'ha fatta morire. Che poteva dire, dai, fai un miracolo, falla, no. E io invece mi sono chiesto, ma quelle preghiere quanto e come hanno cambiato l'animo delle persone che hanno pregato? Cioè quanto bene Dio ha seminato nel cuore di quei milioni di italiani che hanno pregato non per la figlia, per la sorella, per un estraneo, cioè hanno pregato per il bene, hanno voluto il bene di Eluana Englaro. E in questa maniera, secondo me, hanno permesso a Dio di seminare nel loro cuore qualcosa di grande, perché queste persone cambiate, forse il giorno dopo, sono andate a trovare un anziano solo e lo sguardo era immerso nello sguardo di quella persona. Hanno preso le mani nelle mani insieme. Come faccio a amare Dio che fa morire il mio figlio? Lui va a stare meglio. Guardi, io credo che il Vangelo sia una parola buona per tutti, non solo per i credenti. Come stare su questa terra? Credo che sia una parola buona per tutti. Come faccio io a dire e ad amare un Dio che fa morire il mio figlio? Poi torniamo alla questione di Gesù, non è che l'ho chiusa. Per la mia esperienza,
Io sono stato adottato da una carrozzina a 18 anni, ne ho un bel po' adesso, e quindi quello che mi è stato utile, mi parlo della mia testimonianza, quello che mi è stato utile è conoscere una lettera apostolica di San Giovanni Paolo II, la Salvifici Doloris. Per me non è stato un documento da leggere, da studiare, no. Qualcuno mi ha detto: lì dentro c'è un Vangelo della sofferenza. Allora io sono stata molto incuriosita, perché non è stato molto facile all'inizio. E poi col tempo, quando con un po' di coraggio mi sono avvicinata a questa lettera apostolica e ho cominciato a leggere questo Vangelo della sofferenza, mi si è aperto veramente un orizzonte bello. Io rimango nella mia carrozzina, rimango con tutte le mie disabilità, con tutte le mie... Però sentire quelle parole del Papa che dice che tutti quelli che vivono, sono accanto alle sofferenze di Cristo, hanno una specialissima particella dell'infinito tesoro della redenzione del mondo e possono condividerla con gli altri. Questa frase mi ha lavorato molto e io ho cercato di avvicinare anche altre persone nella mia stessa condizione, da disabile, da malato, quindi alla pari. E non dicevo, non ripetevo queste parole, le avevo dentro di me, ma ero consapevole che anche per quella persona che incontravo erano molto utili. Allora, io so che quest'anno, in febbraio, facciamo 40 anni di questa lettera apostolica. Il messaggio che c'è lì dentro, di questa scoperta del tesoro, che non dobbiamo dire agli ammalati, malati di tumore o che stanno per andarsene, guarda che tu hai dentro un tesoro, eccetera. Però questo messaggio del Papa, noi l'abbiamo lasciato nella lettera o possiamo ravvivarlo in questi nostri incontri, non solo nel mondo della salute, siamo noi operatori pastorali nel mondo dell'ospedale, dell'RSA, ma adesso ci sono i mondi dell'umana sofferenza, questi mondi che sono questa crescita della solitudine, la cultura dello scarto, gli scartati, gli inutili, il tema della inutilità. Quindi su queste cose qui non vogliamo dire una parola di luce, non vogliamo fare in modo che questo messaggio della Salvifici Doloris passi. Grazie a lei della testimonianza. Ma ci mancherebbe, qui entreremo in un altro discorso, adesso non so se vale la pena affrontarlo. Chiarissimo, io non sono allergico al magistero, ci mancherebbe, se no faccio un prete. Quello che cercavo di dire, forse non mi sono espresso bene, che nel mondo, nella realtà in cui vivo, è molto più importante, cioè l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, è molto più importante per me trovare fondamento non in ciò che dice il Papa Vescovo, perché torno a dire, il messaggio del Vangelo è per tutti, se è per tutti, se io cito il Papa, ma a me per Papa, il Papa è semplicemente un uomo bianco, non frega niente di quello che dice. Ma non che non è vero, se no non torno a dire, non faccio prete. È molto più importante per l'interlocutore che si dichiara non credente, quel che volete voi, trovare in joint commission che è importante il tema della spiritualità. Poi per me è un fondamento, una conferma ulteriore, se volete, di ciò che dice il Magistero, ma quello è un problema mio. Non è che devo sbandierare ciò che dice il Magistero, tanto non è che lo convinco perché ha forza di Magistero, non è quello che aiuta. E quello che vorrei far capire con la roba qua, le domande che pongo, lo capite, spero, in modo anche un po' provocatorio, perché sono le domande che continuamente raccolgo io, poi nascono anche dentro di me, appunto, torno al discorso di prima.
chi è genitore qui dentro, ma può pensare di volere la morte del figlio? Cioè, questo vi dico a livello umano. Come posso credere che è Dio che vuole la morte del figlio? Che poi ci sia la risurrezione, lo so anch'io. Intanto però è Dio che ha voluto la morte? Come metto insieme l'evidenza concreta reale di un genitore che dà la vita per il figlio, non è che lo vuole far morire, e poi dico che è Dio che vuole la morte del figlio? C'è qualcosa che non funziona? Allora a me è chiesto di approfondire, ma allora aspetta un minuto. La volontà del padre nel momento in cui Gesù nel Getsemani, torniamo alla domanda di prima, qual è? È che il figlio muoia? È che il figlio vada in croce? È che il figlio soffra? Allora, per favore, facciamo sempre anche l'abbinamento, ma io posso pensare e desiderare che mio figlio soffra per correggerlo, ok? Dio mi punisce per correggermi. È così? Allora la domanda è la volontà del padre nei confronti del figlio qual è? È la morte in croce di Gesù, parole che anche qui faccio fatica a dire ma di fronte a persone che si dichiarano credenti. È la morte in croce di Gesù che ci salva e redime, anche qui che ci salva. Cosa vuol dire che Gesù mi salva? Cosa significa? Se sto annegando capisco che è qualcuno che mi salva. In un contesto, nel contesto attuale, non faccio dire Gesù che mi sana e redime, tenendo presente che parlo con persone, la maggior parte, scusatemi, tutti in questo mondo, la maggior parte delle persone sono espressioni che non dicono niente o poco. Allora vuol dire che non è vero il Vangelo? No, vuol dire che non riusciamo noi a trasmettere il messaggio del Vangelo. Questo è diverso. E certo, fino a che continuerò a rimanere nel modo di pensare e di vedere, insomma, che mi hanno trasmesso, farò anche fatica. È la croce di Gesù che mi salva e redime, è la sofferenza di Gesù che mi salva e redime. Quasi a dire che quanto più soffri, tanto più sei beato. Non è così. Mi sento dire che non è così. La volontà del padre nei confronti del figlio, quando è Getsemani, non sia fatta la mia ma la tua volontà. La volontà del padre è che il figlio continui a fare quello che ha fatto tutta la vita. Cosa ha fatto Gesù tutta la vita? Scusate, l'abbiamo detto. Ha annunciato e testimoniato l'amore del padre. Punto. La volontà del padre nei confronti del figlio Getsemani che continui a testimoniare il suo amore. E questa è la volontà. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Il vertice dell'amore si raggiunge sulla croce, ma è l'amore che salva e redime, non è la croce in quanto tale. Noi facciamo una gran confusione, mi permetto di dire. Io sono chiamato a annunciare e testimoniare l'amore, non la croce. Certo che muore in croce, lo so anch'io, e se è sempre difficile amare, è tremendamente più complicato amare quando mi trovo inchiodato con lei sulla croce, Gesù lo fa, allora vuol dire che lo fanno tutti, no? Non vuol dire che lo fanno tutti. Qualcuno lo farà, tanti altri no, pazienza. Non posso pretendere che sia così per tutti. Gesù mi indica un percorso, ok? Alcuni lo faranno, altri no. Non è che è bravo chi lo fa e non è bravo chi non lo fa. Ci sono altre domande o contributi? Anna Maria? Sì. Io dico la verità, sono laureato in medicina dal 77 e in tutti questi anni centinaia di miei pazienti in condizioni anche disperate mi hanno fatto queste domande. E io ho risposto, dottore, insieme a loro ho risposto per quel po' che la mia fede, che la mia esperienza mi diceva di rispondere insieme alla persona, a seconda della persona che avevo davanti, perché loro vogliono da noi letto una risposta o qualcosa che li tranquillizzi, che dica vedi, allora è così. Lo sai che ci sono delle ricerche mondiali
su come affrontano la malattia su Brigi Santogiorgio, tutto a come sanno affrontare la malattia persone con fede che sanno che se muore non c'è una vita nuova rispetto a questo senza fede. Io ho marito medico, figlio medico, la nuova medico pediatra, urologi, cambiano tutte le specializzazioni e tutti mi hanno detto questo. La persona con fede, la persona che dà un senso a quella malattia, ma che senso? Ebbene, dà un senso alla malattia, sono enormemente più gestibili come terapie, come empatia, come approccio, il ricovero di fuori, dico io, che non ha. Ricerche scientifiche mondiali parlano di questa situazione. E quando mio figlio, costretto a vivere, vi ricordate che c'è stato un Covid terribile, avevano dei reparti interi di isolamento. E mio figlio, anche se facevano le guardie in questi reparti, oculisti, ortopedici, urologi, pediatri, tutti facevano la turno. Mio figlio, quando faceva la notte, gli diceva, oppure, mamma, lo sai che quando arriva il sacerdote, passava il sacerdote con un gran cartello qui, scrivendo Eucaristia, non l'Eucaristia, perché tutto va dato come un marziano naturalmente, e reparti di grande isolamento, vedessi mamma la gioia, la necessità di avvicinarlo. E questa è la gente che più solitudine di quella di Piero, perché completamente senza parenti, senza nessuno si poteva avvicinare, nella solitudine terribile, vedevano la gente di là dal vetro che moriva, l'altro che veniva portato lì, perché racconta mio figlio. E sempre diceva mamma, quando arrivava il sacerdote, e c'era delle domande con cui rispondeva, ma rispondeva, capite? E quindi io vi ho detto questa testimonianza personale di quello che si è visto. Quindi no, non posso dire, chiedo fare domanda perché mio figlio sta morendo qui, ma devi rispondere insieme, fare un cammino e rispondere, perché è quella solitudine di queste persone è terribile. Io sono reduce dal convegno nazionale del Movimento per la Vita dei Centri di Aiuto a Firenze, in un anno che stava straripando, non mi dico, la settimana scorsa. Esatto, abbiamo avuto 3 lezioni sulle cure palliative, sono venuti specialisti di cure palliative, solo il 36% delle persone che avrebbe diritto alle cure palliative ne riesce ad usufruire, gli hanno detto, in una roba bassissima, capito? Però è stato bellissimo perché si è parlato di tutta la gente, si è parlato di come stare vicino a queste persone, che è la cura palliativa più grande. Scusate. Facciamo solo una domanda, se c'è. Posso fare una testimonianza? Volevo solo raccontare, mio marito l'ho accompagnato per 2 anni e mezzo di malattia. E mentre lei parlava mi veniva in mente la cosa che lui, di cui lui si è sempre stupito in questi 2 anni e mezzo, del fatto di essere oggetto di amore. Ma perché mi vogliono così bene i miei figli che adesso in questo momento non sono più capace di far niente? Perché tu stai vicino a me e non ti pesa? E questo, cioè proprio il sentirsi oggetto d'amore, il sentirsi oggetto d'amore è stato per lui la cosa più importante di questi 2 anni e mezzo. Sì, non è che devo commentare, però sottolinea l'importanza dell'amore, questo sì, per me è appannaggio esclusivo dei cristiani. Questione di fede, cosa vuol dire aver fede? Chi è credente e non credente? Capite come le domande incalzano ulteriormente? Gesù ha avuto fede, sì, Dio mio perché mi ha abbandonato. Dobbiamo pensare in quel momento Gesù non ha avuto fede e fiducia nei confronti del Padre. Sì, possiamo anche pensare, andiamo a casa però, o che il termine del contenuto del termine fede deve essere rinato a nuovo. Per noi uno che ha fede, caterpillar più avanti, sfonda tutto senza nessun problema.
l'esperienza di Gesù è un po' diversa. Gesù che ha paura, se hai paura vuol dire che non sei credente. Gesù ha paura, non devi tanto, sai che c'è il paradiso, Gesù sa che c'è il paradiso, però non vuol morire. Ma guarda un po', in croce si sente abbandonato. Poi certi biblisti mi dicono di citare l'inizio del Salmo, che citare il tuo Salmo va bene, non sono un biblista, va bene, per me è molto più consolante pensare che Dio abbia detto queste cose, perché è quello che ha vissuto, ed è consolante perché, perché un Dio così mi attrae, perché capisce bene quello che vivo io. E quando riusciremo a veicolare un volto di Dio così, questa è un po' la mia esperienza, insomma, allora l'altro accoglie diversamente il messaggio del Vangelo. Noi trasmettiamo troppo un messaggio evangelico giudicante nei confronti dell'altro, portiamo subito sul piano morale la questione religiosa, mettiamo tra parentesi il livello umano, che è il livello più significativo. Poi dove si arriverà non lo so, poi non è detto che tutte le storie finiscono, scusatemi, a lieto fine, ma no, adesso abbiamo sentito testimonianze grandiose, ma ci sono anche altre testimonianze di persone che si dichiarano non credenti, che muoiono bene tra virgolette, insomma. Cioè non è che muore bene solo la persona che si dichiara credente, eh? Questo è quello che posso dire io. Cioè anche qui, allora quando vedo la realtà, non è che me l'hanno detto, quando vedo la realtà inizio a dire guarda, morto bene questo bene, appunto, questo qua che si definiva credente, ma anche questo qua che si dichiara non credente, è comunque morto, certo parlavo col prete qualche volta, però cioè quello che vorrei dire è aiutare a capire insomma che siamo, abbiamo delle alcune, come si può dire, punti di forza, chiamiamoli così, la certezza che c'è il paradiso va bene. E chiediamo al Signore di saper intercettare i molteplici segni che porremo nel nostro cammino per vedere sostenuta almeno la mia fede, la mia adesione al Vangelo, questo sì. Ma sapendo, sono solo segni, dico sempre, dietro ogni segno c'è sufficiente luce per credere, sufficiente ombra per non credere, garantito lo spazio della libertà. Il primo è che c'è un banco libri fuori all'uscita in cui potrete comprare, se lo vuole ovviamente, questo libro intitolato La spiritualità nella cura. Sempre al banco libri chi vuole può ritirare un volantino di giudizio su un fatto che mentre noi parlavamo sta accadendo, che è il dramma della bambina inglese di Indy, che anzi proprio recentemente, poche ore fa, pare che lunedì verranno interrotte praticamente i sostegni di tanto. E c'è un volantino di Davide Prosperi, che è il responsabile di Comunione e Liberazione, che chi vuole può prendere. Mi permetto di leggere una parte della dichiarazione, non dichiarazione, dell'intervento del cardinale Pizzaballa, che è contenuto in questo volantino, perché secondo me è molto bello e in parte risponde anche alle domande che sono venute fuori dall'assemblea e anche a quello che ha detto Don Tullio. Sapete che al cardinale Pizzaballa, dopo l'eccidio terribile fatto dai palestinesi, gli sgozzamenti, l'uccisione dei bambini, i civili, eccetera, gli è stato detto: ma dov'è? Dov'era Dio quando succedeva questo? E il cardinale Pizzaballa ha risposto: ma la domanda non è dov'è Dio, la domanda è dov'è l'uomo? Perché Dio è presente nella storia dell'uomo. E
poi andava avanti con questa parte che è contenuta nel volantino e che io ti leggo. Sulla croce inizia una nuova realtà e un nuovo ordine, quello di chi dona la vita per amore. La risposta di Dio alla domanda sul perché della sofferenza del giusto non è una spiegazione, ma una presenza. È Cristo sulla croce. È su questo che si gioca la nostra fede oggi. Gesù in quel versetto parla giustamente di coraggio. Io voglio, noi vogliamo essere parte di questo nuovo ordine inaugurato da Cristo. Mi sono permesso di leggere questa parte del volantino che, ripeto, chi vuole liberamente può prenderselo e leggerselo, perché secondo me in qualche modo risponde a tante delle domande che sono state fatte e dei contributi che avete dato. Grazie e buonanotte.